E allora siamo verso il termine di questa ottava edizione di Tributo alle Donne e adesso c'è il premio alla carriera. Lo leggo. Negli anni di questa donna è stata connotata dall'impegno profuso verso la collettività. Donna versatile, ha saputo fare interagire tra loro la cultura, il sociale e la politica, indirizzandoli sempre alla promozione sociale e culturale della città. Il suo impegno lo ha riversato nelle scuole, nei lunghi anni di insegnamento, sostanziandoli di valori etico-civili, nonché di conoscenze nel cui orizzonte da pioniera ha creato uno spazio per lo studio del patrimonio storico archeologico presente nel territorio di Rosolini. Nella cultura è stata e continua ad essere presente la storica delle origini di Rosolini, da fondatrice nel 1987 della sede locale dell'Archeo Club d'Italia, da ideatrice e promotrice di iniziative in chiave turistica delle giornate dei beni culturali, dell'arte dei Madonnari, del Palio del Grano, del Corteo Storico, del Carato d'Oro, del Grano del Museo Etnoantropologico Giovanni Savonino. Da donna ha ricoperto la presidenza della consulta femminile locale, della presidenza del Consiglio Comunale di Rosolini. Io chiamo qui perché il suo esempio è stimolante per tutte le donne, è stata una battagliera quando ancora la donna era messa da parte, Giuseppina Milceri. Ringrazio Corrado perché con lui ho condiviso tante altre battaglie, quelle culturali ho avuto l'onore di condividerle con l'associazione Archeo Club d'Italia, sede di Rosolini, che ho fondato nel 1987. Ma come donna io vi porto la mia esperienza che purtroppo non ha potuto produrre quei frutti che nella mia visione di sviluppo economico e culturale di Rosolini sicuramente ci sarebbe stato. E questo perché? Perché io ho sfidato la mentalità maschilista politica di Rosolini e comunque gli anni che mi hanno vista tenacemente difendere questa visione, ad oggi, con rammarico devo dire, che non sono stati raccolti da nessuna amministrazione di Rosolini. Consentitemi questa riflessione che io voglio dare alle altre donne, soprattutto alle giovani donne. Quando credete in qualcosa, andate avanti, siate sicure delle vostre idee e non lasciatevi condizionare da nessuno. Tant'è vero che nel momento in cui politicamente nessuno ha raccolto questa visione, questo sogno di Rosolini, noi un gruppo degli anni sempre più corposo abbiamo aggirato l'ostacolo dimostrando nei fatti che Rosolini può ed ha delle risorse attrattive per dare un contributo economico alla città. Quindi quelle manifestazioni che Corrado ha letto, quindi quella consonanza con tante anche realtà economiche sensibili, con una visione che è proiettata nel futuro, noi abbiamo dimostrato che Rosolini, insieme agli altri paesi qui del territorio, può e dà sicuramente delle valenze che sono il suo ambiente, le sue cave, il patrimonio archeologico, il patrimonio naturalistico, la storia. Ecco, alle giovani donne, ma anche ai signori uomini, dico, quando ci sono di queste offerte per la comunità, accoglietele, sostenetele, non vi dovete sentire come ridimensionati nelle vostre capacità, perché insieme l'uomo e la donna sono il fulcro della umanità, della società, e quindi ogni risorsa che non viene adeguatamente valorizzata penalizza
tutta la società. Quindi questo è quello che io purtroppo devo dirlo a distanza di anni, ancora questa consegna, visto che qua abbiamo un'assessora, io lo dico perché bisogna evidenziare la nostra femminilità, io faccio questa consegna, perché il patrimonio che abbiamo, maturato non cada ancora nel buio. Rosolini, lasciatemelo dire, ha perso 30 anni, vero Ignazia? 30 anni in cui tante donne, tante risorse per Rosolini praticamente sono state oscurate e comunque dico snobbate. Quindi a lei faccio l'augurio che raccolga e quindi questo invito, perché Rosolini ha tanto, può e soprattutto porta economia, risorse che in questo periodo praticamente ce n'è tanto bisogno. Da tempo io mi vado a prendere l'altra storia di Ignazia, da cavaliere lo vado a prendere. Infatti proprio in virtù di quello che ha detto la professoressa, noi ci siamo riuniti qua proprio, quando è stato Corrado? Qualche settimana fa, proprio tra noi le associazioni e l'amministrazione, proprio per questo, per trovare insieme tutti uno sviluppo per la nostra città. Già è stata la prima riunione, ne faremo altre, lei era presente, quindi erano presenti tante altre realtà, speriamo veramente di portare cose belle per la nostra città e per i nostri giovani soprattutto. Allora, Ignazio, tu riceverai il premio alla carriera per la festa della mamma, quindi te lo anticipo. Cosa vuoi dire a questa signorina che abbiamo qui vicino? Io posso solo augurare tanto successo, perché dal successo loro ci sarà la promozione per la nostra città. Questo è importante, quindi lo faccio con tutto il cuore, ecco, con entusiasmo. Auguri. Grazie. Di successo, ogni bene. Senti, noi c'è la tua collega decana storica della città. Ma lei è vissuta in un periodo in cui anch'io facevo le stesse esperienze, quindi con lei abbiamo condiviso anche così, anche a distanza, ma abbiamo condiviso tanti problemi e abbiamo cercato di superarli. Giuseppina, sì. Siete state grandi comunque. Aspetta che l'assessore, io preferisco assessore, no, e non mi dire che sono maschilista, perché sono nato l'8 marzo, quindi più femminista di me, anzi più amore per le donne che posso avere io, non c'è. Allora, quindi nato l'8 marzo, io però ti dico preferisco assessore. Sincero, devo essere sincera, non mi interessa, devo essere sincera. Io mi complimento con queste due donne eccezionali, perché voi siete state grandi, siete vissute in un periodo in cui la donna veramente era ancora più sottomessa, e voi invece forti, tenaci, siete andati avanti con le vostre idee, avete portato tanto sviluppo per la donna, quindi siete un esempio e noi donne più giovani dobbiamo tenere sempre presente. complimenti. Allora portiamo il premio per Giuseppina, vieni Concetta, ecco il premio per donne e società. Complimenti per tutto quello che hai fatto. Ce ne fai una poesia, Ignazio? Ce la leggi? Ce la narri? Ah, ecco, vedi, l'assistente ancora ti corre dietro. Vedi, segretario tutto fare. Allora, rimanete qua, perché... Allora, vediamo questa poesia. Tengo io il microfono. Allora. Madre Teresa? Ho l'attesa, non lo so. Scendi tu, Madre Teresa. Va bene, Madre Teresa, dice Corrado Gatto. Va bene. Accontento. Madre Teresa. Oggi, signor d'amore, voglio rubare al vento la forza del suo impeto, al sole il suo calore, per dire al mondo intero, con il cuore, che la tua carità
non conosce paure né barriere. Beato chi riesce in questa impresa, come Madre Teresa, che senza avere niente cullava la miseria della povera gente, cantando, e fu guerriera per la pace, di carità fu ardita. Si definì matita con cui Dio scriveva la sua storia per la vita. Grazie Ignazio. Grazie Giuseppina, grazie Assessore.